Benvenute e benvenuti. Oggi riutilizziamo un linguaggio che coinvolga tutti. Un saluto agli amici di Prendete Posto, questa rubrica che, come sapete, ospita gli amici e le amiche dell'Università Politecnica delle Marche, ma non solo. Cerchiamo di capire tante cose, insomma, cerchiamo di istruirci in qualche maniera. Ben arrivato, professore. Grazie. Intanto salutiamo Marco Giuliani, il professor Marco Giuliani, che tra le altre cose abbiamo scoperto essere molto simpatico. Vero? Grazie. Così ci farà, alleggeriremo un pochino l'argomento, perché lui, è professore ordinario di economia aziendale. Già questo mi preoccupa un po', perché a scuola si studiava, insomma, no? Facevi studi, appunto, ragioneria, studi tecnici, economia aziendale. Che differenza c'è con le altre economie? Cos'è economia aziendale? Rispetto alle altre economie, tipicamente parliamo di economia politica come altro mondo. L'economia aziendale studia le condizioni, usando l'espressione che si usa nei libri, di esistenza in vita delle aziende, cioè come funzionano le aziende, perché nascono, quale ruolo hanno nel tessuto economico. Quindi, se volessimo usare un po' un'idea di una lente, mentre l'economia studia il sistema, cioè abbiamo una panoramica molto ampia, noi andiamo a guardare l'azienda nel concreto, cioè in vivo, come funziona nel concreto la singola azienda, la singola realtà, per poi cercare di individuare delle buone prassi di funzionamento delle aziende a livello di settore, oppure a livello anche di, ad esempio, di marketing, di strumenti di comunicazione verso l'esterno, di misurazione o prassi di gestione che potrebbero essere utili proprio per evitare determinate situazioni, come sappiamo le crisi d'impresa, che diciamo provocano poi danni a livello di sociale, a livello economico. Quindi noi guardiamo proprio l'azienda al vicino, insomma, quindi capire come funziona. Perciò diciamo che in ogni azienda sarebbe il caso di avere una persona, appunto, che si occupa di economia, sì, aziendale. Esatto. Sarebbe, cioè, auspicabile, diciamo, chi ha dentro l'azienda una persona con competenze e conoscenze aziendali sicuramente ha un vantaggio, perché sa quali sono delle buone pratiche per far funzionare bene la realtà e farla crescere poi nel tempo. Ecco, noi siamo una regione di piccole e medie imprese, no? Sì, certamente ci sono le grandi aziende, tra le altre cose ci sono anche le classifiche. La Fondazione Aristide Merloni, per esempio, fa tutti gli anni questa classifica delle imprese e si studiano i bilanci, si capisce, insomma, un po' come va l'economia. Però in un tessuto come il nostro, appunto, di piccole e medie imprese, secondo lei, in quanti, non so se è una domanda che posso fare, magari lei mi stopperà, in quanti appunto capiscono e comprendono l'importanza di una figura come quella che lei ha appena suggerito? Ma allora, si sta creando una forte sensibilizzazione, cioè tante sollecitazioni che arrivano oggi dal mercato, la sostenibilità di cui mi occupo, la digitalizzazione, una crescita di competitività che c'è necessità nelle imprese perché magari arrivano nuovi competitor da altri paesi. Ha sollecitato molto l'esigenza di avere figure che con competenze manageriali che siano in grado non solo di svolgere l'ordinaria amministrazione, ma anche poi di far crescere l'azienda. Quindi su questo profilo, o tramite soggetti esterni, consulenti o simili, o tramite, diciamo, persone che vengono inserite all'interno dei singoli contesti, la necessità di competenze manageriali sta crescendo molto ed è cresciuta molto nel tempo. Non basta più essere un bravo tecnico, ma serve poi poterli scaricare a terra, saper comunicare che sono bravo e saper gestire poi quotidianamente gli incassi, i pagamenti, i rapporti con i fornitori, con i clienti, che il tecnico magari non riesce a gestire se non si forma in quei determinati ambiti. Assolutamente. Ecco, dicevo, lei è professore ordinario di economia aziendale, ma è anche presidente del corso di laurea magistrale in management della sostenibilità ed economia circolare. Sì, è un corso questo che abbiamo avviato ormai 4 anni fa, quindi un corso giovane, nuovo, tra virgolette, giovane, che ci ha avuto ottimi riscontri. E è un corso molto verticale di specializzazione proprio sui temi della sostenibilità. È un corso che ci pregiamo di dire unico, se vogliamo, in Italia, perché è molto interdisciplinare. Abbiamo fatto a tante mani a livello di docenti, ci sono docenti di altre facoltà, non è solo nostro di economia, e questo permette agli studenti, a noi docenti, di
acquisire competenze, di collaborare anche come studenti con docenti e con colleghi, magari tra studenti provenienti da facoltà diverse. Per cui quello che ci piace è, chiamiamolo un laboratorio, un percorso di contaminazione reciproca. Io apprendo magari tematiche d'agraria, di ingegneria, di scienze, il collega apprende tematiche di economia. E questo perché? Perché la sostenibilità poi è un qualcosa di completo, non è solo economia, solo scienze, solo ingegneria, ma c'è necessità nelle aziende, ecco perché è sostenibilità aziendale, di un qualcuno che possa approcciare quel tema in maniera organica, in maniera olistica, quindi non ragionare solo per dire un prodotto funziona a livello economico, poi se inquina non è rilevante. No, mi interessa capire se inquina, mi interessa capire anche che impatti sociali c'ha quel determinato prodotto o quella strategia. E questo abbiamo visto che è una formula di grande interesse e grande efficacia. I nostri studenti e le nostre studentesse che si sono laureate hanno trovato subito occupazione, abbiamo grandi richieste da parte delle aziende di questi nuovi profili, proprio perché la sostenibilità è diventata poi negli anni, per effetto di norme, di aziende, c'è grande attenzione, diciamo, nel crearsi, nel fare questa transizione green, come dice l'Unione Europea, e quindi investire su questi temi. Di nuovo torno al tema delle competenze. Se io non so cosa investire, cosa fare, il rischio qual è? Che spendo soldi e non c'ho nulla in mano. Certo. Quindi diventa importante, diciamo, avere qualcuno che ci supporti, ci guidi e sappia dire allora facciamo questo prima, poi quest'altro passo in un percorso che porti poi a questa transizione graduale, progressiva e, ci piace dire, durante il corso fattibile. Cioè non deve essere una cosa fatta di pancia o di impulso, ma deve essere ragionata in un percorso che io posso come azienda, piccola, media, grande, sostenere e farlo in maniera razionale. Allora funziona e produce i benefici che tutti conosciamo. Certo, posso chiederle se diciamo chi frequenta è a maggioranza di genere femminile o maschile? Allora, come dice una mia collega amica, la sostenibilità è femmina non per caso, nel senso che è un sostantivo femminile. C'è una prevalenza femminile, c'è una sensibilità, ma non è un fenomeno nostrano, è proprio a livello nazionale. Su questi temi, diciamo, c'è una maggiore propensione, un maggiore interesse della parte femminile rispetto a quella maschile. La parte maschile ancora magari privilegia più diciamo materie STEM oppure materie più, diciamo, in ambito manageriale più hard, la parte revisione, ragioneria, amministrazione, eccetera. La parte sostenibilità invece c'è proprio per questa necessità forse di approccio interdisciplinare, comunque c'è una dimensione di soft skill molto forte, perché la sostenibilità poi io la faccio se ho capacità relazionali, perché devo coinvolgere tutto il team dell'azienda, non basta dire facciamo la sostenibilità e eseguite, bisogna concertarla, bisogna che tutti partecipino. Esempio che facciamo spesso, si è adotta una politica di, ad esempio, risparmio dell'acqua in azienda, uso responsabile della luce dentro i locali dell'azienda, della climatizzazione, raccolta differenziata. Io bisogna che coinvolgo il personale, non posso obbligarlo per dire adesso si fa così, se non lo fai ti multo, oppure se trovo, come diciamo, in un'azienda la luce del bagno accesa te faccio la multa. Bisogna che li convinco, gli faccio capire, e su questo c'è da dire che le ragazze sono molto, diciamo, finora hanno mostrato capacità e propensione molto più marcata rispetto ai maschi, insomma. Ecco, non sarà un luogo comune, non è un pregiudizio. No, è, diciamo, statistica nazionale. È statistica nazionale. Senta, ma se sostenibilità è sostantivo femminile, anche economia è sostantivo femminile e anche finanza è sostantivo femminile, come mai secondo lei ancora c'è questo gap enorme rispetto appunto al genere femminile e maschile? Cioè come mai di economia e finanza si occupano di più gli uomini che le donne? Allora, è un trend che sta cambiando anche lì molto forte, è una situazione attuale che deriva da, se vogliamo, insomma, più situazioni pregresse. La sostenibilità ha creato degli spazi a livello sia di ricerca che a livello anche di azienda, come proprio organigramma, come posizioni completamente nuovi che andavano, diciamo, quindi riempiti. Mondi come la finanza, l'economia in genere invece risentono di un dominio, diciamo, precedente, quindi, ma sta cambiando in maniera molto molto rapida, assolutamente rapida. Ecco, buone notizie. Professore, lei quanti anni ha, glielo posso chiedere?
Adesso mi fa una domanda difficile, che io sono sommarissimo sui calcoli e le touch. Allora, io sono del 77, quindi... Mamma mia, quanto è giovane! Quanto è giovane questo professore, e si capisce perché ha utilizzato un linguaggio assolutamente dinamico e anche, come dire, si capisce che è giovane. Non con so. 2G. Sì, alla faccia della esatto. buona dizione che insegno, figuriamoci. No, rispetto a questo, no? Ecco, appunto, 77, sì. Lei ha già, insomma, ha un curriculum di tutto rispetto, insomma, che mi imbarazza anche un po', sì. no? Ci sarà stata in questa sua attività, c'è qualcosa, a parte il corso di laurea dove insegna e dove, che le sta dando tante soddisfazioni, c'è una ricerca particolare, una cosa della quale è particolarmente fiero del suo lavoro? Allora, adesso, diciamo, in questo momento stiamo lavorando, ovviamente io insieme a colleghi del Dipartimento, sul tema proprio della sostenibilità, di come le aziende comunicano la sostenibilità attraverso quelli che oggi è un po', diciamo, una prassi diventata ormai diffusa, che è quello del reporting di sostenibilità, cioè il fatto di dire: io come azienda magari spesso investo su determinate politiche, ma nessuno lo sa. E questo è un caso tipico delle nostre realtà locali, cioè faccio tanto magari all'interno come formazione del personale, risparmio energetico, attenzione al sociale, supporto delle comunità locali, ma lo strumento classico di comunicazione, cioè il bilancio, che diciamo tutti i ragionieri odiano o amano a seconda dei casi, di tutte queste cose non risulta nulla, anzi risulta in negativo, perché vanno tutti a costo. Quindi io che faccio tanto per il territorio, poi mi trovo magari con un utile molto più piccolo di quello che non fa nulla o fa, diciamo, molto poco. Questo tipo di strumento, cioè i reporting di sostenibilità, che fortunatamente l'Unione Europea sta progressivamente, diciamo, invitando ad adottare, permette proprio di dare evidenza a questo, cioè di distinguere quelle che sono le aziende virtuose dalle aziende non virtuose. Quindi crea un legame molto più forte fra l'azienda e un pubblico diffuso, perché poi viene fatto, qui anche la cosa bella, con un lessico molto più fruibile rispetto al bilancio, con immagini, grafici, si cerca di renderlo uno strumento molto efficace di comunicazione e diffusione delle buone pratiche, delle attività che fa ciascuna azienda. E questo si porta dietro non solo il dire comunico quanto fatto nell'anno, ma soprattutto dentro l'azienda quello che è bello è si porta a tutta una serie di ragionamenti, cioè il dire quali sono gli impatti maggiori che io come azienda genero. Quindi, ad esempio, è vero che inquino, cosa inquino? L'aria, l'acqua, la terra, cioè dei rifiuti particolari pericolosi, consumo troppe materie perché magari non faccio attenzione. Quindi da lì si innesta poi un percorso virtuoso di miglioramento progressivo. La settimana scorsa abbiamo fatto ad esempio un intervento di presentazione di quello che è il progetto su questa reportistica, su questi indicatori che introdurremo nell'azienda a tutti i collaboratori di un'azienda, 140. È stata un'esperienza decisamente bella, perché poi senti qualcuno che c'ha più interessi per il sociale, qualcun altro dice ma per l'ambiente, ricordo una persona suggerì, dice ma magari potremmo fare una bacheca in azienda in cui scriviamo: io vengo dal paese da Iesi, chi altro viene da Iesi si aggrega con me, prendiamo una macchina sola invece di due. Per cui crea molto dinamismo, idee, fermento, e c'è molta sensibilità su questo tema. E è bello perché non è un qualcosa che riguarda solo il manager, solo l'amministratore, ma riguarda tutti. E cercano ognuno di capire come funziona per portarselo a casa. Dice ma allora a casa magari potrei anche far questo. Quindi è bello perché non è, si chiama reporting aziendale, ma poi ognuno se le fa il suo piccolo report, il suo piccolo ragionamento anche a casa, con l'ottica di migliorare. Di migliorare, perché anche questa potrebbe essere vista come economia circolare, perché comunque assolutamente. No, è un restituire quello che si riceve in qualche esatto. modo, no? E la cosa bella è ragionare sul fatto che viene fuori poi su questo, diciamo, vari progetti, che alla fine riusciremo tutti a consumare meglio, cioè vivere bene, ugualmente bene, tranquilli, solo facendoci un pochino più attenzione e riuscendo però ad avere risultati decisamente migliori. Cioè abbiamo un livello di spreco, di disattenzione veramente alto, che c'ha impatto poi, vediamo tutti, siamo su inquinamento dei mari, della terra, rifiuti.
e brutalmente quello che ragionavamo nelle varie aziende, poi alla fine sono soldi. Cioè, se io compro il giusto, consumo il giusto, cerco di farmele durare le cose e inizio a fare come si faceva una volta, provo a ragionare su ripararmele, poi alla fine risparmio pure, quindi anche una prospettiva proprio venale, concreta, mi aiuta a ragionare. Certo, questa cosa che lei ha detto riguarda, diciamo, questa lettura dell'aspetto economico è molto efficace, no? Per far passare alcuni concetti, soprattutto all'impresa, perché effettivamente uno deve trovare tutte le strade, cioè se non vale il ragionamento dell'ideale alto, vediamo di essere un po' concreti, no? E questo è giusto. Lei mi diceva due figlie. Sì. Come si chiamano? Una Elena e l'altra Medea. Bello, bellissimo. Ah, grazie. E quanti anni hanno? Una 10 a Medea e l'altra 12 Elena. Perciò cominciano ad essere, diciamo, grandine, no? Sì, un'età sì, adolescenziale sì, non, sì. Non facilissima, no. Posso immaginare. No, assolutamente. Ecco, però gestibile, sì, diciamo, sì. No? Ecco. Più facile l'economia circolare. Senta, ma rispetto a questo, ecco, come si immagina, come si immagina il futuro per loro e se più o meno consapevolmente, diciamo, gestisce le loro scelte in termini di studi oppure, per esempio, io racconto spesso qualche volta di una mia nipote che era molto brava ma che non voleva fare il classico perché secondo lei era molto difficile e io proprio scorrettamente ho fatto in modo che lei facesse il classico. Alla faccia dell'ascolto e della comunicazione empatica. Esatto. Allora, diciamo che sto provando quello che in termine tecnico si chiama il nudging, cioè il convincimento dolce verso certi indirizzi. Poi, diciamo, il forzare secondo me non è premiante, perché se poi uno magari, adesso penso soprattutto per la grande, andare a fare 5 anni di superiori su un qualcosa che non sente, sono 5 anni di sofferenze per tutti, insomma. Certo. Dopo, ovviamente, penso sia, come tutti, fisiologico che uno cerca la strada più facile, la scelta, cioè vado a fare quello perché lì sono sicuro che riesco con poco impegno, invece magari andare a fare quell'altra scuola mi dovrei impegnare un po' di più. E lì magari uno, come genitori, intervieni per dire non prende la strada proprio quella più facile in discesa, prova una cosetta che comunque, sì, se sono sicuro che potresti riuscire, poi magari non devi studiare mezz'ora, ne devi studiare una e mezza, però riesci comunque a farla e magari scegliendo la via facile ti precludi dei percorsi che, come è normale, di quello che vorrai fare quando ci avrai 18 anni, oggi non lo puoi sapere. Quindi certo. Bisogna in qualche maniera capire un po' le predisposizioni, è difficilissimo predisposizioni e oggettivamente valutare i potenziali, provare a indirizzarla per... Poi se uno è convinto, nessuna scelta adesso direi mai inemovibile, nel senso magari dice faccio un anno su una scuola, poi vabbè, se certo proprio si capisco cambia. Posso cambiare. È giusto, adesso, è giusto. Da quel punto c'è molta più flessibilità rispetto a un tempo. Sì, sicuramente. Per certi aspetti è giusto così, no? Sì, sì. Ma lei se le immagina tutte e due economiste oppure sono comunque libere di... No, sono libere. Quella grande già mi ha detto nemmeno morta lo farà, per cui Bene, c'ha allora. Tutte altre vocazioni. Ecco. Per cui mi ha detto mai, te fai il lavoro perché grigio. Perché ha visto il papà. Sì, esatto. Ecco, allora ho capito. Per cui ha detto no, non è materia a me. La piccola non si capisce ancora, ancora le piace troppo tutto, piccola. Ancora le piace tutto, ma ha detto solo che un giorno vorrà farci una casa grandissima con un sacco di cani. Io ho detto vabbè, adesso comincia a mettere da parte poi. E poi farà veterinaria. Poi vedrai. No, va bene, mi permetto di scherzare perché insomma è il professore e poi con un curriculum l'abbiamo conosciuto durante la nostra puntata, però lo sento anche giovane con una G sola e dunque anche molto simpatico, ecco perché ci siamo permessi delle libertà. Io comunque, professore, se lei mi consente, la inviterei per una prossima volta perché... Volentieri, cioè, perché è stata una piacevolissima chiacchierata. La ringrazio, quindi, no? Beh, perché in effetti diciamo sempre delle cose che all'apparenza... come dire, sembrano scontate, no? Però io dico sempre che poi non lo sono e poi soprattutto bisogna tornarci, bisogna capirle, bisogna sedimentarle perché altrimenti si rischia che così si
vadano via nel vuoto, invece non è proprio il caso in questo periodo storico, bisogna fare molta attenzione alle parole che usiamo e anche alle realtà e alle istituzioni che rappresentiamo. La vostra università, è l'Università Politecnica delle Marche, è in ascesa con numeri ed esperienze e ospita insomma professori e professoresse che stiamo imparando a conoscere di grande prestigio. Io la ringrazio. Grazie a lei. E invito tutti gli amici a prendere posto con noi. Alla prossima. Arrivederci.